Signore e signori, buonasera e grazie di essere intervenuti a questa serata inaugurale della nostra stagione teatrale. Dai depliat che avete preso l'ingresso avete un piccolo programma di quello che saranno gli spettacoli nei prossimi mesi. Questa sera noi abbiamo il piacere di presentarvi, oltre a noi che ormai sono 15 anni che ci troviamo qui in questo teatro, abbiamo il piacere di presentarvi un famoso quartetto, un quartetto mandolino in classico. Io adesso chiamerò i componenti e Luca Mereu al mandolino. Enrico Orlando al violino. Alessia Ceccarelli alla viola e Paola Cecconi al violoncello. Loro inizieranno con il quartetto in sol di Hoffmann. Buon divertimento. Thank you.
Fin dal primo giorno Bartolino Fiorenzo s'era sentito dire dalla promessa sposa. Lina? Veramente, ecco, Lina, Lina no, non è il mio nome. Carolina mi chiamo. La buon'anima mi volle chiamare Lina e mi è rimasto così. La buon'anima era Cosimo Taddei, il primo marito. Eccolo là. Glielo aveva anche indicato la promessa sposa, perché era ancora là ridente e in atto di salutare col cappello nella parete di fronte alla poltrona sulla quale Bartolino Fiorenzo stava seduto. E istintivamente a Bartolino era venuto di inchinare la testa per rispondere a quel saluto. A Lina Sarulli, vedova Taddei, non era neanche passato per il capo di togliere quel ritratto dal salotto, il ritratto del padrone di casa. Cosimo Taddei, infatti, la casa in cui ella abitava, lui ingegnere, l'aveva ristrutturata, gliel'aveva lasciata in eredità con l'intero patrimonio. La Sarulli seguitò, quindi, senza notare affatto l'impaccio del promesso sposo. A me non piaceva cangiar nome, ma la buon'anima allora mi disse: «E se invece di Carolina ti chiamassi Caralina, non sarebbe meglio? Quasi lo stesso, ma tanto di più. Va bene?» «Benissimo, sì, sì, benissimo», rispose Bartolino Fiorenzo, come se la buon'anima avesse domandato a lui il parere. «Dunque, Caralina, siamo intesi?» concluse la Sarulli sorridendo. E Bartolino Fiorenzo, intesi, sì, sì, intesi, balbettò smarrito di confusione e di vergogna, pensando che il marito intanto guardava ridente dalla parete e lo salutava. Quando, 3 mesi dopo, i Fiorenzo, marito e moglie, accompagnati alla stazione dai parenti e dagli amici, partirono per il viaggio di nozze, diretti a Roma, Ortensia Motta, amicissima della Sarulli, disse al marito, alludendo a Bartolino: «Povero figliuolo, ha preso moglie? Io direi piuttosto che gli hanno dato marito.» Ma con ciò si badi, la Motta non voleva mica dire che Lina Sarulli, prima Lina Taddei, ora Lina Fiorenzo, avesse più dell'uomo che della donna. No, 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 troppo donna. Anzi, quella cara Lina, fra i due però, via, non si poteva mettere in dubbio che avesse molta più esperienza della vita e più giudizio lei che lui. Lui, tondo, biondo, rubicondo, aveva l'aria d'un bamboccione curioso però, calvo, ma d'una calvizie che pareva finta, come se egli stesso si fosse rasa la sommità del capo per togliersi quell'aria infantile. E senza riuscirci, povero Bartolino. «Ma che povero, ma perché povero?» miagolò con la voce nasina stizzito il Motta, vecchio marito della giovane Ortensia, il quale aveva combinato quel matrimonio e non voleva se ne dicesse male. «Bartolino non è mica uno sciocco, valentissimo chimico.» «Ma sì, di prima forza.» ghignò la moglie. «Di primissima forza», ribatté lui. Prima che il treno si scrollasse per partire, il Motta aveva detto: «Lina, ti raccomando, Bartolino, guidalo tu.» Intendeva dire guidarlo per Roma, dove Bartolino non era mai stato. Lei sì, c'era stata, nel suo primo viaggio di nozze con la buon'anima, e serbava memoria anche delle minime cose, dei più lievi incidenti che le erano occorsi, minutissima e lucidissima memoria, quasi che fossero passati non 6 anni, ma 6 mesi da allora. Il viaggio con Bartolino durò un'eternità. Le tendine non si poterono abbassare. Appena il treno si arrestò alla stazione di Roma, Lina disse al marito: «Ora lascia fare a me, ti prego. Giù le valigie.» E al facchino che venne ad aprir loro lo sportello: «Ecco, 3 valigie, 2 cappelliere, no, 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 3 cappelliere, 1 portamantelli, 1 altro portamantelli, questo sacchetto, quest'altro sacchetto, che altro c'è? Niente, basta. Hotel Vittoria.» Uscendo dalla stazione, dopo ritirato il baule, riconobbe subito il conduttore dell'autobus e gli fece cenno. Come furono saliti, disse al marito: «Vedrai, albergo modesto, ma comodissimo. Buon servizio, pulizia, prezzi modici e centrale poi.» La buon'anima, senza volerlo, ella lo ricordava, se n'era trovato molto contento. Ora anche Bartolino senza dubbio se ne sarebbe trovato contentone.
Oh, buonissimo figliuolo, non fiatava neppure. Stordito, eh? Gli disse. Anche a me ha fatto lo stesso effetto la prima volta, ma vedrai, Roma ti piacerà. Guarda, guarda, Piazza delle Terme, Terme di Diocleziano, Santa Maria degli Angeli e quella là, voltati, laggiù, fino in fondo, Via Nazionale. Magnifica, non è vero? Poi ci passeremo. Scesi all'albergo, Lina si sentì come a casa sua. Avrebbe voluto che qualcuno la riconoscesse, come lei riconosceva quasi tutti. Ecco, quel vecchio cameriere, per esempio, Pippo, sì, lo stesso di 6 anni fa. Che camera? Avevano assegnato loro la camera numero 12 al primo piano. Va bene? Bella camera, ampia, ampia alcova, ben messa. Ma Lina disse al vecchio cameriere... Pippo, è la camera numero 19 al secondo piano. Vorreste vedere se fosse libera? Subito, rispose il cameriere inchinandosi. Molto più comoda, spiegò Lina al marito. Ci deve essere un piccolo vano accanto all'alcova. E poi più aria e meno frastuono. Staremo molto meglio. Ricordava che anche alla Buonanima era capitato lo stesso caso. Gli avevano assegnato una camera al primo piano e lui se l'era fatta cambiare. Il cameriere poco dopo venne a dire che il numero 19 era libero e a loro disposizione, se lo preferivano. Ma sì, ma sì! S'affrettò a dire Lina, lietissima, e appena entrata ebbe la gioia di rivedere quella camera tal quale, con la stessa tappezzeria, gli stessi mobili, la stessa posizione. Bartolino restava estraneo a quella gioia. Non ti piace? Gli domandò Lina, spuntandosi il cappellino innanzi al noto specchio sul cassettone. Sì, sì, va bene, rispose lui. Oh, guarda, me ne accorgo dallo specchio. Quel quadretto lì non c'era allora. C'era un piatto giapponese. Oh, si sarà rotto. Ma di, non ti piace? No, 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 niente baci per ora. Col muso sporco. Tu ti laverai qua. Io andrò di là nel mio bucigattolino. Addio! E scappò via felice, esultante. Bartolino Fiorenzo si guardò attorno un po' mortificato. Poi s'appressò all'alcova, sollevò la tenda e vide il letto. Doveva essere lo stesso in cui la moglie per la prima volta aveva dormito con l'ingegner Taddei. E da lontano, da un ritratto appeso alla parete del salotto nella casa della moglie, Bartolino si vide salutare. Per tutto il tempo che durò il viaggio di nozze, non solamente poi si coricò in quello stesso letto, ma desinò e cenò anche negli stessi ristoranti dove la Buonanima aveva condotto la moglie. Andò in giro per Roma seguendo come un cagnolino i passi della Buonanima che guidava nel ricordo la moglie. Visitò le antichità e i musei e le gallerie, le chiese e i giardini, vedendo e osservando tutto ciò che la Buonanima aveva fatto vedere e osservare alla moglie. Era timido e non osava dimostrare in quei primi giorni l'avvilimento, la mortificazione che cominciava a provare nel dover seguire così, in tutto e per tutto, l'esperienza, il consiglio, i gusti, le indicazioni di quel primo marito. Ma la moglie non lo faceva per male, non se ne accorgeva, né poteva accorgersene. A 18 anni, priva di ogni discernimento, di ogni nozione della vita, è stata presa tutta da quell'uomo, e istruita, e formata, e fatta donna da lui. Era, insomma, una creatura di Cosimo Taddei. Doveva tutto, tutto a lui, e non pensava, e non sentiva, e non parlava, e non si muoveva, se non a modo di lui. E come mai, dunque, aveva ripreso marito? Ma perché Cosimo Taddei le aveva insegnato che alle sciagure le lacrime non son rimedio, la vita a chi resta, la morte a chi tocca. Se fosse morta lei, egli avrebbe certamente ripreso moglie, e dunque ora Bartolino doveva fare a modo di lei, cioè a modo di Cosimo Taddei, che era il loro maestro e la loro guida. Non pensare a nulla, non affliggersi di nulla, ridere e divertirsi, poiché ne era il tempo. Ella non lo faceva per male. Sì, ma almeno, ecco, un bacio, una carezza, qualcosa infine che non fosse propriamente a modo di quell'altro. Niente, niente... Niente di particolare doveva egli far sentire a quella donna. Niente di suo che la sottraesse anche per poco al dominio di quel morto.
Bartolino Fiorenzo cercava, ma la timidezza gli impediva di escogitar carezze nuove. Cioè, ne escogitava, ma tra sé e sé, anche di arditissime. Poi bastava che la moglie, nel vederlo diventare rosso rosso, gli domandasse: "Hai?" Addio, gli sbollivano tutte. Faceva un viso da scemo e rispondeva: "Che ho?" Di ritorno dal viaggio di nozze, furono turbati da una triste notizia. Inattesa, il Motta, marito di Ortensia, autore del loro matrimonio, era morto improvvisamente. Lina Fiorenzo, che alla morte del Taddei s'era trovata accanto Ortensia e ne aveva avuto conforto e cure da sorella, corse subito da lei per curarla a sua volta. Non credeva che questo compito pietoso dovesse riuscirle difficile. Ortensia via non doveva essere in fondo troppo afflitta per quella sciagura. Buon uomo, sì, il povero Motta, ma seccantissimo e molto più vecchio di lei. Rimase però costernata nel ritrovare l'amica dopo 10 giorni dalla disgrazia, addirittura inconsolabile. Suppose che il marito l'avesse lasciata in tristi condizioni finanziarie e arrischiò con garbo una domanda in tal senso. No, no! S'affrettò a rispondere Ortensia tra le lacrime. Ma capirai! Ma che cosa? Tutta quella pena sul serio? Non la capiva Lina Fiorenzo e volle confessarla al marito. Fece Bartolino stringendosi nelle spalle rosso come un gambero di fronte a quella specie di incoscienza della moglie pur tanto sapiente. In fin dei conti, dico, le è morto il marito. E via adesso, marito! Esclamò Lina. Le poteva essere padre a momenti. E ti par poco? Ma non era neanche padre, poi. Lina aveva ragione. Ortensia piangeva troppo. Nel ricevere la visita di condoglianze dei due sposi, ella aveva voluto mostrarsi non tanto a Lina, quanto a Bartolino inconsolabile. E Bartolino Fiorenzo rimase così simpaticamente impressionato da quel dolore della vedova che per la prima volta osò contraddire la moglie, che a quel dolore non voleva credere, e le disse col volto in fiamme: «Ma anche tu, scusa, non hai forse pianto quando t'è morto?» «Che c'entra?» lo interruppe Lina. «Prima di tutto la buon'anima era...» «Ancor giovane, sì», disse subito Bartolino per non farlo dire a lei. «E poi io...» riprese ella. «Ho pianto, è vero.» «Non molto?» «Molto, molto! Ma alla fine mi sono fatta una ragione, ecco. Credi pure, Bartolino, tutto quel pianto di Ortensia è troppo!» Bartolino non ci volle credere. Bartolino sentì anzi più aspra dentro di sé, dopo questo discorso, la stizza, ma non tanto contro la moglie quanto contro il defunto Taddei, perché comprendeva bene ormai che quel modo di ragionare, quel modo di sentire, non erano propri di lei, della moglie, ma frutto della scuola di quell'uomo che doveva essere stato un gran cinico. Non si vedeva forse Bartolino ogni giorno entrando nel salotto sorridere e salutare da colui? Ah, quel ritratto lì, non poteva più soffrirlo, era una persecuzione, lo aveva sempre davanti agli occhi, entrava nello studio ed ecco l'immagine del Taddei, gli rideva e lo salutava come per dirgli: passi pure, qui era anche il mio studio di ingegnere, lo sa? Ora lei vi ha allogato il suo gabinetto di chimica, buon lavoro, la vita a chi resta, la morte a chi tocca. Entrava nella camera da letto ed ecco l'immagine del Taddei, lo perseguitava anche lì, rideva e lo salutava. Si serva pure, buonanotte, è contento di mia moglie? Gliel'ho istruita bene? La vita a chi resta, la morte a chi tocca. Non ne poteva più. Tutta quella casa era piena di quell'uomo, come sua moglie, ed egli, tanto pacifico prima, ora si trovava in preda ad un continuo orgasmo che pur si sforzava di dissimulare. Alla fine cominciò a fare stranezze per scuotere le abitudini della moglie, se non che queste abitudini Lina le aveva contratte da vedova. Cosimo Taddei, di indole vivacissima, non aveva abitudini, non aveva mai voluto averne, sicché dunque Bartolino alle prime stranezze si sentì rimproverare dalla moglie. Oddio Bartolino, come la buon'anima! Ma non volle darsi per vinto. Sforzò violentemente la propria natura per farne di nuove.
Qualunque cosa però facesse, pareva che a Lina già gliel'avesse fatta quell'altro, che ne aveva fatte veramente di tutti i colori. Bartolino si avvilì, tanto più che Lina mostrava di riprender gusto a quelle scapataggini. Seguitando così, a lei doveva certo sembrare di rivivere proprio con la buon'anima. E allora, allora Bartolino, per dare uno sfogo all'orgasmo crescente di giorno in giorno, concepì un tristo disegno. Veramente egli non intese tanto di tradir la moglie, quanto di vendicarsi di quell'uomo che gliel'aveva presa tutta e se la teneva ancora. Credette che quest'idea cattiva fosse nata in lui spontaneamente. Ma, in verità, bisogna dire in sua scusa che gli fu quasi suggerita, insinuata, infiltrata da colei che invano da scapolo aveva più volte tentato con le sue arti di rimuoverlo dall'eccessivo studio della chimica. Fu per Ortensia Motta una rivincita. Ella si mostrò dolentissima ad ingannar l'amica, ma fece intendere a Bartolino che lei, prima ancora che egli prendesse moglie via, era quasi fatale. Questa fatalità non apparve a Bartolino molto chiara e da buon figliolo restò deluso, quasi frodato dalla facilità con cui era riuscito nel suo intento. Rimasto per un tratto solo, là, nella camera del buon vecchio Motta, si pentì della sua cattiva azione. A un certo punto, gli occhi gli andarono per caso su qualcosa che luccicava sullo scendiletto dalla parte d'Ortensia. Era un ciondolo d'oro con una catenella che doveva esserle scivolato dal collo. Lo raccolse per restituirglielo, ma aspettando, con le dita nervose, senza volerlo, gli venne fatto d'aprirlo. Trasecolò un ritrattino piccolo, piccolo di Cosimo Taddei. Anche lì rideva e lo salutava. Tutti i mariti sono mariti cataplasma, anche quando sembrano dei vigorosi atleti inattaccabili dai batteri. Se li sfiora il sospetto di non star bene, immediatamente si sentono poco bene, il che li fa esclamare: «Mamma, sto male!» Quando incontrano un amico medico, più che dargli la mano, gli tendono il polso perché possa controllare le loro pulsazioni. Hanno sempre come un cerchio alla testa, e specie quando sono in casa di amici, raramente si trattengono dal chiedere: «Non avreste due Optalidon?» Sono alla continua ricerca dei più piccoli doloretti. Anche una fitta al mignolo gli va bene per lamentarsi e mandare quel «Ai!», in seguito al quale la moglie, premurosamente ma anche meccanicamente, chiede «Che cosa c'è?» Al che essi possono rispondere stoicamente: «Oh, niente, la solita artrosi al mignolo». Il marito cataplasma ha la solita artrosi ovunque, così come ha il solito mal di fegato, il solito trigemino e i soliti reni. È una gran fortuna che non accusi malattie insolite, ma se ne scopre qualcuna nuova nelle rubriche mediche dei settimanali in rotocalco, non se le fa certamente sfuggire e le mette subito nel suo repertorio. Una volta alla settimana viene colto da infarto. Colpo allo stomaco, dolore al braccio destro. Stavolta ci siamo proprio. Trimestrale invece lo spostamento del tumore nelle varie parti del corpo. Allo stomaco, per dire, l'ha avuto già 4 volte. I suoi racconti cominciano sempre con: «Ti ricordi quando stavo per morire?» Influenza. O: «Quella volta che mi beccai il colera?»
cacarella. Quando un marito cataplasma si mette a letto febbricitante, quasi sempre non trova alcuna solidarietà da parte del termometro che segna al massimo 37,2. Alla moglie che gli pone con ogni delicatezza il termometro sotto gli occhi, il moribondo flebilmente ribatte: «E non è febbre, scusa, io già scotto quando ho 36,7». Poi, affondando disperatamente la testa nel cuscino in preda al più cupo sconforto, comincia a lamentarsi: «Oh, che cosa avrò questa volta?» «Sarà una ricaduta della malattia che hai avuto 8 giorni fa, quando ti sei messo a letto che non avevi nulla e ti sei alzato 2 giorni dopo senza aver avuto niente», dice con molta comprensione la moglie. L'uomo non raccoglie, tutto intento com'è al suo stato di semicoma. «Oh, come un bruciore qui», dice con voce arrochita indicando la gola. «Davvero?» risponde la moglie senza alzare gli occhi dal giornale che sta sfogliando. «Non sarà difterite galoppante?» «Si badi bene, l'ipermalato non ipotizza di avere una faringite o una tracheite o una tonsillite o comunque un mal di gola regolamentare per cui sia giustificato accusare un bruciore. Egli non se ne accontenta e deciderebbe subito per l'ipotesi peggiore, cancro, se non lo trattenesse la paura di esagerare. Ripiega però su una difterite galoppante che, insomma, parliamoci chiaro, non è certo un malanno da buttar via». «Perché dovrebbe galoppare, scusa?» gli risponde la moglie. «Non ho mai visto una malattia che galoppi alla media di 37,2. «Potrebbe essere una difterite fredda!» esclama il marito un po' orgoglioso della sua trovata. «Ma quella semmai è la polmonite!» «Ah, allora è polmonite! Sì, ho la polmonite, Leonora! Sento che è polmonite!» si lamenta l'uomo dibattendosi fra le lenzuola. Poi aggiunge accoratamente: «Fate qualcosa per me!» «E posso farti un tè?» dice la moglie continuando a sfogliare il giornale. Oi, fa il morituro cominciando a spostare la voce sui toni nasali a perfetta simulazione di un raffreddore. «Oh, che male! Ho i polmoni chiusi come in una borsa!» «Dentro una borsa, Ruggero?» chiede stupita la moglie. «Ma non una borsa nel senso di borsetta, borsa nel senso di borsa!» «Capisco. E poi ho il buco del naso!» «Se è per questo, di buchi nel naso ne hai 2. «Il buco, maledizione, quello che si soffia nel fazzoletto, il buco con la ebbe!» si lamenta l'uomo, rotolandosi su e giù per il letto. Orbene, si rifletta un istante. Se tutto ciò avviene quando il nostro antieroe ha 37,2 di temperatura, che cosa potrà mai accadere quando si accorge di avere 39? Ecco la cronaca diretta dell'avvenimento. Il marito si porta una mano alla testa e accusa un malessere generale, al che la moglie alza le spalle più per abitudine che per effettiva partecipazione. Il marito continua con la sua azione e prega la moglie di mettergli una mano sulla fronte per sentire se scotta. La moglie esegue, ritira la mano alzando le sopracciglia in segno di dubbio. Il marito si fa apprensivo e chiede: «Ce l'ho?» La moglie scatta verso il bagno e ritorna subito con il termometro che applica con perfetto tempismo sotto l'ascella del marito, il quale va già cantinelando: «Oh, chissà che febbre ho!» Ecco, ora la moglie sta esaminando il termometro. Guarda il marito, riguarda il termometro. Il marito grida: «Allora?» La moglie dice: «39. Un urlo si leva compatto dalla gola arrossata del marito: «Alla fine!» Dal divano l'uomo si trascina carponi verso la camera da letto dove viene spogliato dai figli, mentre con l'occhio velato del comatoso flebilmente chiede: «Voglio Valdoni, chiamate Valdoni!» Ecco, ora il marito è a letto. Per suo espresso desiderio gli abat-jour vengono coperti con fazzoletti scuri, tanto che la stanza, più che una camera da letto, sembra già una camera ardente. Siamo al 30° minuto dall'inizio della malattia, il punteggio è sempre fermo a 39. Il marito continua a lamentarsi. Il tentativo della domestica di dire un rosario accanto al moribondo viene vivamente ostacolato dalla moglie, che chiama il medico di famiglia e gli dice: «Dottore, stavolta a 39 sul serio, che cosa sarà?» Il medico passa la prescrizione alla moglie. La moglie corre subito in farmacia e subito dopo passa l'aspirina al marito. Il marito sta già delirando. «I ragazzi, chiamate i ragazzi, oh, voglio dar loro l'ultimo bacio!»
50° minuto, i ragazzi vengono chiamati. 60° minuto, i ragazzi non si spostano dalla loro camera perché Onda Radio Antenna Musica Roma Libera Antirai sta trasmettendo un programma di musica californiana. 70° minuto, il marito si agita nel letto, la moglie gli mette la borsa del ghiaccio sulla testa, ma ecco che l'uomo con un colpo di reni magistrali si alza di scatto a sedere e grida: il testamento! Voglio essere cremato! Fine del primo tempo. Durante l'intervallo l'aspirina fa la sua rapida azione. Il secondo tempo trova l'uomo completamente sfebbrato ed il redivivo spiaccicato su una pila di 3 cuscini, sudaticcio e col fiato grosso di chi ha praticamente dato un'occhiata all'aldilà, dice alla moglie con voce flebile e stanca: stavolta me la sono vista proprio brutta. Ma le amare esperienze della santa donna non finiscono qui. Succede che qualche volta il cataplasma prenda veramente un raffreddore o un'influenza o una tonsillite, tutte celebri malattie contagiosissime. Non stiamo a descrivere le scene strazianti delle quali si fa protagonista il perfido uomo quando è certo di essersi beccato davvero l'influenza. In questo caso c'è un test infallibile per riconoscere il marito cataplasma normale dal marito cataplasma carogna. Pur non potendo dire che il normale si chiude in un doloroso mutismo, dal momento che i suoi lamenti di uomo cui l'influenza non accorda che poche ore si sentono anche a 3 pianerottoli di distanza, tuttavia siamo disposti a riconoscere che esso almeno i suoi virus se li tiene per sé. Il marito cataplasma carogna, invece, non appena sa di avere la tonsillite influenzale, abbranca la moglie e pretende che la malcapitata gli stia vicino per fargli le carezzine. Ogni tanto sussurra: bacino, bacino, maritino malatino. E quando la povera donna tenta almeno di svicolare sul bacio in fronte, il perverso l'afferra e sgnac, le dà un bacio a cavatappi sulla bocca, seguito magari da uno starnuto tutt'altro che trattenuto. Occorre forse aggiungere che quando ha finalmente attaccato la malattia alla moglie e lui ne è già fuori, è così vigliacco che non entra più neanche in camera e dorme sul divano del soggiorno? Ma è chiaro che si tratta di delicatezza d'animo. Lo fa unicamente per non disturbarla. Thank you.
dopo questa bellissima interpretazione da parte del quartetto Mandolino in Classico, abbiamo adesso due brani di Luciano De Crescenzio, e sono Mia madre, che vi leggerà Fiorella Mezzetti, e L'arte della commedia, che sarà letta da Antonietta Iurilli. Concluderà la prima parte, sempre il quartetto Mandolino in Classico, con due motivi napoletani che tutti voi conoscete. E poi avremo un piccolo intervallo di 5 minuti massimo e poi partiremo con la seconda parte. Grazie. Mia mamma nacque quando l'Unità d'Italia non aveva ancora compiuto 20 anni. Nella mia casa i miei genitori e soprattutto i miei nonni parlavano esclusivamente in napoletano. Per tutta la mia famiglia, per esempio, prendere un aereo equivaleva ad un tentativo deliberato di suicidio. Dico questo perché il lettore possa comprendere a quali difficoltà andai incontro il giorno che, laureatomi in ingegneria, decisi di impiegarmi nel campo dei calcolatori elettronici. Il primo problema fu quello di comunicarla a mia madre. «Mamma, ho trovato il posto». «Oh, bravo, chi è lo figlio mio, bravo, hai visto? Quello è stato Sant'Antonio, che ti ha aiutato. Io sono anni che prego a Sant'Antonio, gli dicevo, Sant'Antonio, quello il ragazzo sta studiando perché si vuole laureare, ma la paura mia è che dopo laureato nessuno se lo piglia. Sant'Antonio, noi abbiamo sbagliato, con questa ingegneria. Era meglio che lo facevamo ragioniere, che così si trovava un posto in una banca, una cosa tranquilla, e non ci pensavamo più. E invece Sant'Antonio ci ha fatto la grazia». «Uè, tu, mo, belle mamma, devi subito andarti a fare una bella comunione di ringraziamento a Sant'Antonio, hai capito? E dimmi, dove l'hai trovato questo posto?» «All'IBM, ma è una cosa sicura, io non l'ho mai sentita nominare». «Giulia», intervenne mia zia, più giovane di mamma e quindi molto più informata, «ma tu non capisci proprio niente. Oggi gli elettrodomestici sono di moda. C'è stato il marito della signora Sparano che con un negozietto da 3 soldi si è fatta un patrimonio. Tengono la Mercedes, la governante, e fanno la villeggiatura a Ischia. Ma che elettrodomestici? Io lavoro con i calcolatori elettronici». «Mamma, i calcolatori non sono elettrodomestici, sono macchine perfettissime e potentissime, capaci di fare migliaia di operazioni in un solo secondo. Tu ti dovessi far male». «Mamma, ma quale male? Io lavoro nel settore commerciale, quello che si occupa della vendita e del noleggio di questi calcolatori». «Figlio mio, io non ti voglio scoraggiare, ma tu chi vuoi che se li compra questi calcolatori qui a Napoli che non abbiamo niente da calcolare? Tutte le grandi aziende hanno bisogno di calcolatori, mamma. Ma per fare che cosa? Ma come per fare che cosa? Ma per la contabilità aziendale. Pensa a tutti i conti che debbono fare le banche, a tutti gli stipendi, alle paghe che si debbono fare nelle industrie, al comune di Napoli. Ehi, ma ti pare a te che con tutta la gente disoccupata che c'è qui a Napoli, quelli si vanno a comprare le macchine tue? Secondo me queste industrie, sai che fanno quando dovranno fare i conti? Si chiameranno tutti i disoccupati che stanno a Napoli e ci daranno una moltiplicazione a testa. E poi ti faccio vedere se i disoccupati napoletani non riescano a fare i conti più presto dei calcolatori elettronici tuoi. Secondo me era meglio che riusciva a imbizzare nel Banco di Napoli. Mamma, ma non ti preoccupare, vedrai che mi troverò benissimo. E quanto costano questi calcolatori che devi vendere? Ci sono tanti modelli diversi e poi quasi sempre queste macchine non si vendono, ma si fittano. Si fittano? E quando è questo fitto? Possono costare poche, molto, a seconda del modello, per esempio 1 milione o anche 10 milioni al mese. Gesù, 10 milioni al mese, anime del purgatorio! E chi vuoi che se le piglia queste macchine, figlio mio bello? Tu comunque ricordati di rimanere sempre onesto. Non dimenticare che il nostro Signore, che sta in cielo, tutto vede e tutto sa, sta là sopra, ci guarda e ci giudica. Fu così che con la raccomandazione di Sant'Antonio e con la guida funzionale di nostro Signore, incominciai a lavorare a Napoli.
L'inizio fu particolarmente difficile. In effetti, eravamo nel 1961 e la clientela napoletana era ancora all'oscuro sulle possibilità della contabilità meccanizzata. Il termine informatica non era ancora stato inventato. Ingegnere, ma io non ho capito, mi diceva un probabile cliente. Voi dite che per ogni articolo che vendiamo dobbiamo per forza bucare una scheda. E chi la buca questa scheda? Venite voi qua e la bucate. Ma no, signore, vi sarà consegnata una macchina perforatrice, a mezzo della quale una vostra impiegata, opportunamente addestrata da noi, provvederà alla perforazione delle schede. Ah, ho capito. Ma ingegnere, scusate tanto, ma se noi dobbiamo bucare una scheda per ogni articolo che vendiamo qua, dopo un anno avremo tutti gli uffici pieni di schede bucate. E dove li mettiamo tutte queste schede bucate? E noi non abbiamo posto. No, ingegnere, secondo me queste macchine non sono adatte per noi. Queste cose vanno bene per i milanesi, i torinesi che fanno le automobili. E noi siamo un pastificio, vendiamo la pasta, i clienti vanno, vengono, si prendono la pasta e ci danno subito i soldi. Fatture non ne facciamo. E poi con i soldi che paghiamo gli operai e tutte le spese, alla fine quello che ci rimane, in grazia di Dio, lo dividiamo in famiglia e io e i miei fratelli. Insomma, diciamo che l'inizio fu molto difficile. Ma gli anni passarono e piano piano anche l'industria napoletana familiarizzò con la nuova scienza. Oggi i tecnici napoletani non hanno niente da invidiare a quelli del nord. Anzi, per alcune applicazioni si sono posti addirittura all'avanguardia in campo nazionale. Mia madre no. A lei rimase sempre una certa diffidenza per questo mestiere del figlio e per queste macchine mostruose che costavano 10 milioni al mese. Ad un certo punto poi le cose si complicarono, ancora di più, e fu quando fui trasferito da Napoli a Milano e da rappresentante commerciale divenne PRM, Public Relations Man. Spiegare a mia madre che cosa erano le pubbliche relazioni fu un'impresa disperata. Ma io non ho capito, diceva lei, tu la mattina alle 9 vai a lavorare, apri il negozio e che fai? Mamma, io non devo aprire nessun negozio, devo solo facilitare e rendere migliori i contatti delle società con il mondo esterno. Hai capito? No. Giulia, stammi a sentire, intervenne come sempre mia zia. Quello, il ragazzo ero io, deve essere gentile e cortese con tutti. E lo pagano sempre. E come non lo pagano? Le pubbliche relazioni sono un'invenzione americana, importantissima. Il ragazzo, non appena riesce a vedere un cliente, lo piglia e gli dice: quando siete bella, andiamoci a prendere un caffè. E quanti caffè deve prendere in una giornata? Ma lui i caffè non se li deve mica per forza bere, li offre solamente. L'importante è che è sempre cortese e gentile con le persone. Ma perché prima non era cortese e gentile? Sì, ma adesso in maniera esagerata. Insomma, signori miei, non riuscii a far capire il lavoro delle pubbliche relazioni e d'altra parte era logico che così fosse dal momento che a Napoli le pubbliche relazioni sono sempre state fatte da tutti in forma completamente gratuita. E fu così che Nemo profeta in patria rinunciai a trovare un riconoscimento adeguato alla mia nuova professione. Ancora oggi, quando torno a Napoli, trovo enormi difficoltà a spiegare che cosa faccio alle persone che mi vogliono bene. Per esempio, proprio l'altro giorno sono andato da Don Pasqualino. Sì, Don Pasqualino, barbiere a domicilio, venditori di oggetti di antiquariato, idraulico con l'aiuto di Dio. E lui, mentre mi insaponava il viso, mi ha guardato e mi ha chiesto: «Uè, ingegnere, ma voi siete un ingegnere di quelli che fanno i palazzi?» «Ma no, Don Pasqualino, io mi occupo di calcolatori elettronici, sto all'IBM». Momento di pausa. Poi, bonariamente, mi ha detto: «E va buon ingegnere, ma mo non ci pensate. A voi che ve ne importa, pensate a saluto». Signor, dovete fare un altro biglietto. E perché devo fare un altro biglietto? Per il ragazzo. Quale ragazzo? Questo qua, questo che sta vicino a voi. E voi me lo chiamate ragazzo? Quello non tiene nemmeno 9 anni, è una creatura. Signor, sarà una creatura, ma siccome è una creatura alta più di 1 metro, deve fare il biglietto se vuole viaggiare sull'autobus.
Ma qua più alta di un metro e più alta di un metro, fatemi il piacere. Quello non sarà nemmeno 70 centimetri. Signor, ho capito, questa mattina voi vi siete alzata con la voglia di scherzare. Il ragazzo, il bambino, la creatura, chiamatela come volete voi, passa con la testa la sbarra di ferro apposita, posta all'altezza di un metro, e quindi deve fare il biglietto. Ma tu vedi che guai si passano, oh Gesù, Gesù, quello è sempre stato più basso di un metro. Ma non lo vedete che il ragazzo si è messo sulla punta dei piedi e che perciò sembra più alto? Risponde la signora, ponendo con forza una mano sulla testa del figlio e premendo fino a fargli abbassare la testa al di sotto della sbarra. Eccola, te cicci! Adesso basta, signor. E che vi siete messi in testa? Qua noi il parlare lo teniamo per fatica. Il ragazzo o fa il biglietto o scende da sopra all'autobus, avete capito, sì o no? E voi terreste il coraggio di lasciare una creatura sola in mezzo alla strada? E che fosse la mia creatura? E che vi devo dire? Scendete pure voi. Io? Io ho fatto il biglietto. Durante tutta la discussione l'autobus non si è mai mosso. È fermo con le porte aperte in attesa che si chiarisca se il bambino deve o non deve fare il biglietto. Ma in che razza di paese mi trovo? Protesta un signore dal chiaro accento settentrionale. Lei, dice rivolto al conducente, si decide a partire, sì o no? E lei, signora, lo sa che qui c'è gente che lavora? Non possiamo mica aspettare tutti che si convinca a sborsare 50 lire per un biglietto. Anzi, sa che cosa le dico? Ecco le 50 lire e faccio il biglietto a suo figlio. Ma chi sto chi lo conosce? Grida intanto la signora indicando il milanese. Mi fa il biglietto lui a me, dice rivolta ai presenti. Ma tu vedi quanta confidenza. Io se voglio lo riempio di biglietti. Poi rivolta verso il signore. Avete ragione che qua non ci sta mio marito e che io sono una povera donna sola contro tutti questi uomini, altrimenti non avete idea di dove ve le mettevate queste 50 lire. Oh Gesù, Sant'Anna e Maria, ma tu vedi che si passa per un fetentissimo biglietto. E va bene, signor, grida il conducente dal suo posto di guida. Avete ragione voi, però la prima guardia che incontro vi faccio vedere se scendete o no dall'autobus, volete o non volete. Detto questo, il conducente chiude le porte e sta per partire, quando viene fermato da un coro di proteste di quasi tutti i passeggeri. Fermate, fermate! Ma che altro c'è? Chiede il conducente. E noi eravamo saliti solo per sentire.